Oggi il nostro viaggio in Abruzzo si ferma a Castel di Sangro, considerata la porta d'Abruzzo. Il castello medievale di Castel di Sangro, ovvero i suoi ruderi, sono immersi nella natura e si trova nella parte più alta del paese, quella che viene comunemente chiamata Colle San Giovanni, da dove svetta la Torre Sannita e il castello medievale chiamato Il Re. La torre detta Nova è antichissima e le sue origini si perdono nella notte dei tempi. Usata prima come torre d'avvistamento nell'epoca romana, e poi usata dagli abitanti del castello in epoca medievale. La Basilica di Santa Maria Assunta è il principale edificio religioso di Castel di Sangro, collegata nella parte alta della cittadina, la Civita. Ha una facciata abbellita da logge di santi, da due campanili gemelli laterali, da un maestoso orologio e da un grande portale. Il comune era attraversato dal tratturo Lucera-Castel di Sangro, uno dei più antichi della dogana di Foggia. Per tale importanza era stata istituita presso il convento della Maddalena una pubblica dogana per il controllo degli animali interessati alla transumanza e al controllo delle merci. Il nostro viaggio termina nel piccolissimo borgo medievale di Rocca Cinque Miglia, frazione di Castel di Sangro, adagiato sopra uno sperone roccioso. Qui furono fondate dai monaci benedettini di San Vincenzo al Volturno la chiesa e il monastero di Santa Maria di Cinque Miglia, di cui restano solo alcuni ruderi.